Oh, eccoci qui con il maestro Mattia Fragassi. Eccoci qua. Benvenuto, benvenuto. Salve. Allora, parlando, se vogliamo intanto fare riferimento, se sì. Si ricorda la puntata scorsa. Il nostro operatore sta bene, ha subito questo trauma cranico e adesso stanno ancora cercando di capire qual è la sua abilità, insomma, che non abbiamo ancora comunque capito. È vivo, sta bene, perché comunque è caduto dentro una piscina, perché alla fine c'era una piscina, quindi è riuscito a salvarsi, ha subito comunque un trauma cranico, per fortuna, perché così almeno non ne aveva l'esperimento, almeno è servito a qualcosa. E questa cosa appunto la sottoporrò anche, adesso siamo a Roma, come può vedere. Per chi non avesse visto la puntata scorsa, andate sul canale YouTube Paolo Uzzo Live Show e vedete cosa è successo. Qua siamo appunto a Roma, perché cosa è successo qua a Roma negli ultimi mesi? Hanno aperto, adesso vabbè, noi non siamo davanti alla scuola qua, ma hanno aperto una scuola sull'occulto, proprio una vera scuola dove si può un po' studiare per diventare magari un esperto dell'occulto, no? E, sempre cose utili. Esatto, è una proposta didattica questa che è stata appunto fatta dalla Pontificia Università Lateranense, insomma, organizzata dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Master della Diocesi di Roma e del Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa. Dal titolo si chiama questo corso si chiama Metamorfosi sul Sacro, però diciamo che tutto questo insomma è legato un po' all'occulto anche, poi è logico che qua si parla principalmente di cose sacre, certo. E terrò anche una lezione io, perché mi hanno chiamato dopo aver visto tutte le puntate. Sì, il direttore dell'università ci segue e ha detto che verrà anche, si chiama Gris, presidente Gris, e ha detto che verrà anche in trasmissione. Le lezioni si svolgeranno al venerdì, guarda un po' il caso, no? E dureranno in totale, ci saranno 32 ore di corso e appunto si parlerà di fenomeni paranormali, non so, visioni mariane, classico insomma, no? Eventi soprannaturali, paranormali medianici, no? Un po' come si ricorda Mondo Medianico di Bill Murray Ghostbusters 2. Vabbè, comunque questa è una piccola citazione, e anche perché comunque io non so se hai letto anche le ultime notizie, il Papa è un po' quello che ha detto che è quello che potrà avere l'ultima parola sul soprannaturale, nel senso una cosa soprannaturale può dirla lui e basta, nel senso nessun altro può dire no, secondo me questo è soprannaturale, no, arriva il Papa e dice no, questa non è, quindi l'infallibilità papale. Sì, esatto, l'infallibilità papale, quindi può dire un po' quel che vuole, da quel che si è capito, insomma. E in questa scuola, insomma, sarà, come dice anche Gris appunto, un grande stargate, una porta d'accesso verso il soprannaturale, ha detto davvero queste parole. Ah, proprio qua. Quindi vediamo un po' come sarà questa cosa. E corsi sono aperti, non ho idea di quanto sia la retta, ma secondo me sarà abbastanza alta e basta, questo è quanto volevo raccontarvi. Ma quando poi terrà lei la lezione, ce lo dica che vediamo. No, ma certo, ma le telecamere. Sì, assolutamente, io vorrei farla in diretta. Ah, proprio non ho paura di niente. Io non ho paura di dire le cose. Sì, beh, immagino. Non ho assolutamente paura di dire la verità. Va bene, noi crediamo in questo. Grazie davvero, maestro Fragassi. Poi ci sentiamo ovviamente la prossima settimana, come sempre collegato da chissà dove.